sicuramente anche la testimonianza della vicinanza delle istituzioni al territorio. Questa della pandemia è una battaglia che ci ha visto tutti insieme, ognuno ha portato il suo contributo e credo che dobbiamo assolutamente come governo essere vicini ai territori e soprattutto anche per dire l'ennesimo grazie a tutto il personale sanitario che in questo anno e mezzo ha affrontato la pandemia e ora ci sta aiutando in questo percorso di vaccinazione che devo dire sta dando grandi risultati. Qui in Regione Liguria i numeri sono positivi, nel nostro paese ormai abbiamo raggiunto costantemente l'obiettivo delle 500.000 dosi, il mese di giugno sarà un mese importante e credo che ci sarà un ulteriore cambio di passo, arriveranno nel nostro paese oltre 20 milioni di vaccini, quindi credo che stiamo procedendo rapidamente a un ritorno graduale alla normalità. La notizia che è arrivata ieri da parte di EMA, cioè l'autorizzazione di Pfizer fino ai 12 anni, consente un'opportunità in più per mettere in sicurezza e vaccinare anche i nostri ragazzi più giovani, pensando già alle nostre scuole. Dobbiamo assolutamente garantire la ripresa dell'anno scolastico in presenza, in sicurezza, e credo che poter avere vaccini da somministrare ai nostri ragazzi rappresenti certamente un'opportunità in più. Io credo che il tema delle discoteche ora sia quello di dare una risposta a un settore che non l'ha ancora. Noi con l'ultimo decreto aperture abbiamo sostanzialmente dato delle date certe a tutti i settori economici del paese, permettendo di uscire da quel clima di incertezza, i cittadini che devono appunto di avere delle date per poter programmare, per poter pianificare. Da queste date il tema, il comparto delle discoteche è rimasto fuori e credo che ora l'obiettivo primario sia quello di condividere un protocollo per consentire la riapertura delle discoteche nella consapevolezza che rappresentano anch'esse un settore importante per i nostri ragazzi, per non solo, si parla anche ovviamente di livelli occupazionali, quindi dobbiamo assolutamente dare una risposta per riaprirle. A questo proposito l'associazione delle discoteche ha presentato un protocollo per verificare la riapertura in sicurezza, il CTS lo sta esaminando e speriamo di dare presto, nelle prossime settimane, una risposta positiva anche a loro. Dopodiché per la vaccinazione è chiaro che come governo tutte le iniziative che servono per incrementare la vaccinazione, per favorirla, le valutiamo ovviamente positivamente, però ricordo che oggi nel nostro paese abbiamo già oltre 2.500 punti vaccinali e siamo già nelle condizioni di aumentare ulteriormente l'obiettivo delle 500.000 dosi giornaliere, credo che già a giugno potremo arrivare anche a 600.000-700.000 dosi al giorno, quindi ripeto, siamo in un percorso positivo che ci fa intravedere la luce in fondo al tunnel, dobbiamo ovviamente continuare a usare molta prudenza, molto senso di responsabilità, quel senso di responsabilità che i cittadini non hanno fatto mai mancare in questo anno e mezzo e credo che, ripeto, abbiamo imboccato una strada di un ritorno graduale alla normalità nella consapevolezza, e da qui dipende la scelta di un'apertura graduale, nella consapevolezza di voler fare un passo dopo l'altro tutti in avanti, nella solita direzione, e non doverci tornare indietro, perché sarebbe veramente una situazione drammatica. Da qui il rischio ragionato di cui si è tanto parlato del Presidente Draghi va in questa direzione.